Pensavo un ingresso in campo decisivo dal dischetto, quanta freddezza ci è voluta, considerando anche che Ginestra era uno che si portava dietro l'etichetta a riparare i rigori. Ma per fortuna oggi diciamo che è andata bene. L'altra volta il rigore era stato cioè era stato tirato meglio. Oggi ho cambiato lato perché comunque ne avevo tirati abbastanza dall'altro lato, però per fortuna è andata bene. Questa è una vittoria importantissima, una vittoria di squadra, di gruppo, perché oggi proprio gli 11 che hanno giocato e che è subentrato ha dato il massimo e quindi ci prendiamo questi 3 punti di fondamentale importanza e ricarichiamo subito le pile per lo scontro diretto di mercoledì che è importantissimo. Come stai a livello fisico? Alla fine la tua esclusione dall'11 titolare è dovuta solo a questo. Ma sì, ho accusato un problemino nella partita a San Benedetto, però comunque siamo una rosa importante, siamo una rosa di 24 giocatori in mister a vasta scelta. L'importante, come ho detto sempre, è farsi trovare pronti sia chi subentra che chi gioca dagli 11 titolari. Ecco, quanto è importante dal punto di vista psicologico aver mollato quest'ultimo posto? Ora siamo in coabitazione, ma insomma, non essere più ultimi, insomma, la tristezza di vedere la classifica, insomma. Ma sicuramente è importantissimo, anche perché stare lì sempre all'ultimo posto, anche un po' mentalmente, qualcosa ti fa, però dobbiamo pensare partita per partita, perché adesso queste 2 partite che abbiamo sono veramente di fondamentale importanza se vogliamo provare a dare una sterzata a questa stagione. Ecco, mercoledì veramente uno scontro da assolutamente non perdere. Ah sì, sicuramente, il Fano comunque è una squadra che è in salute, che viaggia anche loro comunque nelle zone passa la classifica, noi adesso abbiamo questo trittico, ripeto, ma adesso da adesso alla fine saranno tutte partite importantissime, per noi saranno tutte finali, perché se vogliamo provare a salvarci dovremmo giocare ogni partita come se fosse una finale. È uscita fuori una partita da calcio spettacolo, ma in Serie C se ne vedono poche e siamo stati bravi a non subire gol e siamo stati bravi nell'occasione del rigore e poi insomma a mantenere il risultato. Insomma, quindi faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo subito veramente poco, siamo stati bravi su quello che dovevamo fare, quindi una partita importante, una vittoria importante che ci permette ecco, di raggiungere il Ravenna, anche se Ravenna è una partita in meno e ci permette a livello mentale di affrontare queste prossime due gare con un alto spirito. C'era un po' di paura all'inizio, oppure non so se ha avvertito un po' di, come dire, timore nel fatto di vedere la sua squadra un po' contratta. No, ma eravamo contratti per i meriti della Fermana che non lasciava giocare, quindi sappiamo benissimo che è una squadra che presta, una squadra che subisce poco, una squadra molto aggressiva, insomma, a volte se ti apri per fare gioco è normale che vai incontro poi a rischi difensivi. La difesa oggi ha rischiato pochissimo, quindi va bene così. Prima del rigore ha temuto di non riuscire a sbloccarla, visto che appunto, a parte la palla gol di Braga, non si era visto altro. No, sì, è stato un primo tempo dove privo di azioni da gol, dove forse noi abbiamo creato un pochettino di più con quella palla con Braga, un paio di tiri e qualche calcio d'angolo e per il resto non abbiamo subito niente. E nel secondo tempo abbiamo tenuto comunque bene, abbiamo sempre subito pochissimo e siamo stati bravi, insomma, a sbloccarla, potevamo anche chiuderla in qualche occasione, non siamo stati bravi e fortunati perché nei minuti finali poi c'è sempre il rischio, anche se loro erano rimasti in 10, addirittura poi in 9, di subire il gol. Insomma, quindi è stata una partita di grande concentrazione da parte dei ragazzi, che era quello che gli avevo chiesto dopo la sconfitta di San Benedetto, dove magari lì siamo un po' venuti a mancare sul discorso concentrazione e attenzione. Ecco, è una metamorfosi tra il primo e il secondo tempo, soprattutto a livello di ritmo, ecco, di profondità d'azione. Ma avevamo provato insomma nel primo tempo a giocare in un certo modo, nel secondo tempo ci siamo messi poi a 4-3-1-2 e le cose sono andate meglio perché riuscivamo ecco, ad accorciare, a tenere più palla e la squadra insomma è riuscita a salire, siamo stati meno bassi ma perché davanti abbiamo tenuto anche più palla. Perez si è sacrificato tantissimo così come Jacoponi ha fatto a sprazzi delle ottime giocate, ma penso che tutta la squadra oggi ha disputato la partita che doveva disputare. Con Ravenna si fermerà, non si sa per quanto, può essere un vantaggio psicologico al di là che magari recuperare queste partite e non essere più ultimo. Ma l'aspetto psicologico è la vittoria e i 3 punti. E sappiamo che abbiamo recuperato Ravenna, ma Ravenna è una partita in meno, quindi quello contava poco. Abbiamo continuato a lavorare, diciamo che nell'ultimo periodo, nelle ultime 4-5 partite, stiamo mantenendo anche un buon rullino di marcia, no? Nel senso rispetto a quello che era prima, quindi dobbiamo continuare così perché la strada è ancora lunga. Con l'uscita la squadra, in previsione anche del fatto che mercoledì si torna in campo, ha visto
Ma solo, Altobelli che doveva uscire perché era ammonito e perché volevamo farlo uscire, ha avvertito un fastidio all'adduttore, valutiamo insomma domani, dopodomani, speriamo che non sia niente di grave. Per il resto non sono un po', alcuni un po' stanchi, ma sono tutti a disposizione per la prossima. Mister, non è stata una bella partita, alla fine si è decisa grazie a questo rigore. Una partita equilibrata, due squadre che volevano assolutamente fare il risultato. Il rigore ha condizionato un pochettino il tutto, poi chiaramente per noi le due espulsioni sono finite, insomma. Però insomma bisogna ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto, insomma, avevamo rischiato secondo me molto poco. Mi sembra che insomma, occasioni da gol da parte dell'Arezzo non ci siano state, pochi tiri in porta. E quindi niente, ha condizionato il rigore e hai perso la partita. Animi tesi in campo, sia all'inizio che durante che dopo la partita? No, ma quello una volta che finisce la partita finisce tutto, ci mancherebbe altro. È chiaro che è una partita sentita, sia da parte dell'Arezzo che mi sembra che abbiano detto da tempo che era l'ultima spiaggia, e noi chiaramente volevamo fare risultato, volevamo continuare a fare dei risultati perché ancora non siamo salvi, dobbiamo lavorare per poterci salvare anche noi, dobbiamo fare dei punti, ancora mancano 9 partite, quindi cercheremo in tutte le maniere già da martedì prossimo. Ecco, avete protestato soprattutto sul rosso, sul secondo giallo per Boateng, e il rigore c'era secondo voi? Ma io non lo so, sinceramente non lo so. Ho protestato sul secondo rosso perché mi sembra che l'arbitro inizialmente non aveva tirato fuori il secondo cartellino, poi con qualche protesta mi è sembrato e quindi quello ci ha dato un pochettino fastidio, però va bene, c'è problema.